Buonasera, buonasera brava gente, buonasera brava gente. Abbiamo iniziato un po' prima perché qui minaccia pioggia torrenziale e alla vigilia dell'Ascensione, questa festa così importante della Chiesa. Che significa Ascensione, brava gente? Che significa Ascensione? Vediamo se indovina, cioè se è una cosa importante. Pochi giorni prima della Pentecoste Gesù ascende al cielo e non potevo non contemplare con voi la città di Assisi per due motivi. Uno perché Dante chiama San Francesco Sole. Nacque al mondo un sole e quindi ci fa guardare in alto non dica ascesi che direbbe corto, ma oriente, se proprio vuol dire. E oriente è il luogo dove sorge il sole. E quindi è un invito a guardare questa città che custodisce le spoglie di Chiara, di Francesco, di Carlo Acutis e di tanti uomini di buona volontà che hanno voluto seguire le orme, penso ai primi compagni che hanno percorso hanno attraversato questo campo di grano. Probabilmente nel Medioevo era tutto prato, bosco. E vogliamo guardare insieme questa città, brava gente, ascoltando il Vangelo accanto ad una delle chiese. Ieri stavamo a Santa Maria degli Angeli, oggi stiamo a Rivotorto. Qui un altro grande evento. I frati vedono Francesco su un carro di fuoco che attraversa il cielo. Come il profeta, e quindi è tutto un invito davvero a guardare in alto, e solo chi guarda in alto sa guardare, direi, negli occhi un uomo, perché è illuminato dalla luce che arriva dall'alto. E Gesù ci dice oggi una cosa bellissima che condivido con voi, brava gente, cercando di stare attenti, eccoci qui. E avete visto, siamo a Rivotorto, ma ascoltiamo questa pagina di Vangelo. Eccomi qui, brava gente, mentre arriviamo in quella che viene definita, la Chiesa della Regola. Pensate, questa chiesa ha come patrono la regola di San Francesco. Ma ascoltiamo, ascoltiamo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: "A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che io vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo." Bellissima questa affermazione conclusiva del Vangelo che ci aiuta a meditare sull'ascensione. Io sono con voi tutti i giorni, brava gente. Io sono con voi tutti i giorni. Gesù lo dice stasera a ciascuno di noi. Permettetemi così, molto umilmente, ma vorrei dire anch'io. Desidero essere con voi tutti i giorni con questa parola, finché il Signore mi donerà la forza di andare avanti, brava gente, di stare con voi, ma con una guida, che è questa parola che ascoltiamo ogni giorno, brava gente. Ecco, vedete, questa è la Basilica di Rivotorto, la Chiesa di Rivotorto,
E guardate, in alto c'è l'immagine del carro di fuoco con Francesco all'interno e i frati che guardano verso l'alto. È una grande visione che i frati avranno dopo la morte di San Francesco. Eccoci qua, brava gente. E allora vi dicevo l'espressione che ho condiviso con voi, che Gesù ci dice stasera: io sono con voi tutti i giorni. Però c'è un invito di Gesù. Il primo è andate, è bellissimo. Gesù ci invita a camminare. Stasera stavo con tutti coloro che si preparano alla marcia Perugia-Assisi e la rettrice dell'Università di Pisa ha detto una cosa molto bella: il cammino apre il cammino. Quindi questo andare apre un cammino che ci porta davvero a fare esperienze di tante. Solo chi cammina, solo chi va avanti, brava gente, fa esperienze nuove, diverse, belle, arricchisce la sua vita. Io credo, ecco perché Gesù ci ha detto, ecco, andate, cioè camminate. Poi la seconda accezione che condivido con voi: fate, Gesù è l'uomo, sì, è l'uomo del fare, brava gente, è l'uomo che ci invita a sporcarci le mani, a sporcarci i piedi, anche a sbagliare, brava gente, purché questo nostro fare sia animato dall'amore, dal fare bene, solo chi fa bene attrae e fa discepoli, brava gente. Ancora battezzate, però è bellissimo, questo non è solo per i discepoli battezzare, brava gente, anche noi in fondo indirettamente possiamo, sì, battezzare, cioè dire ad ogni persona: tu sei figlio di Dio, io ti rispetto, tu sei figlio di Dio, io ti voglio bene. Tu potrai essere africano, asiatico, americano, di qualsiasi parte del mondo, io ti voglio bene perché tu sei figlio di Dio. E dicendo questo, indirettamente, uso questo termine, brava gente, noi battezziamo, cioè ricordiamo questa realtà che davvero ci sorprende ogni volta che incontriamo un fratello. E ancora, brava gente, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E allora come? I sacerdoti battezzano con l'acqua, con il sacramento. Noi possiamo battezzare con la comunione. Dire nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo significa che tu fai tutto in maniera, in modo comunionale, brava gente. Eccoci qua, e questa comunione qui l'hanno vissuta la prima comunità francescana a Rivotorto, la prima comunità francescana a Rivotorto, qui si trovava insieme, da qui partono e vanno per il mondo, qui condividono esperienze gioiose e amare, da qui ritornano da Roma, si ritrovano qui, immaginate la loro contentezza. È vero, brava gente, la fraternità non è solo quella dei frati, è quella anche della società, degli uomini, è quella della famiglia. Ecco perché Gesù ci invita nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè ad agire in nome e per la comunione. Mi fermo qui, brava gente, non la voglio fare molto lunga. Eccoci qua. Vedete questo protoconvento di Rivotorto, cioè il primo convento dei frati. Poi ci sarà Santa Maria degli Angeli e poi ci sarà prima San Damiano, se non potremmo dire le prime comunità, San Damiano, Rivotorto e Santa Maria degli Angeli. Allora, forti, 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 qua piove, ce l'avevano detto che iniziava a piovere, vado ai saluti, forti, brava gente, forti, 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 mi raccomando, va bene? Domani è l'ascensione del Signore, anche la giornata delle comunicazioni sociali, quindi è la festa, potremmo dire, dei giornalisti, e voi fate una preghiera per me che cerco di essere
insomma, una specie di giornalista, pregate per me perché possa sempre scrivere soprattutto con la mia vita, pagine belle, e preghiamo davvero per tutti coloro che fanno comunicazione, perché possano mettere al centro il bene e possano, come dice Papa Francesco nel messaggio che ha donato agli operatori della comunicazione, ecco, scrivere con il cuore, parlare con il cuore, inchieste con il cuore, con il cuore, ci ha detto. Bene, mi fermo qui, vi ricordo i prossimi appuntamenti, domani c'è la Marcia della Pace, noi parteciperemo, siamo qui ad Assisi insieme a tutti i colleghi della RAI per In Cammino, dedicata proprio a questo grande momento, la Marcia della Pace Perugia-Assisi. Domani inizieremo alle 8:30, sarò sul Rai 3 per qualche intervento, poi stasera per chi è in tempo alle 21 Piazza San Pietro, non vi dimenticate, e per chi è nelle vicinanze del Vaticano c'è il Rosario, che Maria ci accompagni. Poi il 30 maggio Assisi con il cuore, se qualcuno vuole partecipare mi scriva, poi io qui passo tutto al Sacro Convento e io sarò qui, lo sapete, con il cuore, questa grande serata di solidarietà, e faremo chiasso, mi raccomando. Vado ai saluti e poi 10 giugno in Vaticano per la giornata della fraternità. 10 giugno, chi vuol venire a San Pietro me lo faccia sapere e io vi faccio avere i biglietti e le prenotazioni per vivere anche un'altra straordinaria giornata indetta dal Cardinal Gambetti e con la presenza di Papa Francesco. Va bene? Forti? 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 Avanti, vado ai saluti, sono 3, ecco qua, allarghiamo un po' che non vedo. Angela vorrebbe gli auguri e una benedizione per la sorella Tiziana, da parte anche della mamma Enza e della piccola Luna, della piccola Luna. Avanti, forti, 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 Poi, Barbara vorrebbe gli auguri per il compleanno di Rosalinda e una benedizione anche per il di lei marito Giuseppe. Ogni bene a tutti voi, brava gente, San Francesco e Santa Chiara vi proteggano. Maurizia vorrebbe gli auguri per i 65 anni del marito Dario. Ogni bene, Dario, è un forte, 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 sicuramente, un forte, forte, forte per tutti. Buona domenica, brava gente, buona domenica, brava gente. E domani può darsi qualche diretta a sorpresa, ma andiamo avanti, ok? Buona domenica, per chi va a dormire stasera, buona serata, buon stare insieme, ok? Forti, forti, brava gente, forti. Condividetelo, vedo che lo fate ormai, mettete sempre segui, così vi arriva la notifica quando le dirette non sono programmate, basta mettere segui, ci siamo, forti. È una preghiera anche per me. San Francesco vi benedica e vi sostenga. Forti.